XVI. L'occhio e Papiano. La tragedia d'Oreste in un teatrino di marionette, venne ad annunziarmi il signor Anselmo Paleari. Marionette automatiche di nuova invenzione. Stasera alle 8:30 in via dei Prefetti, numero 54. Sarebbe da andarci, signor Meis. La tragedia d'Oreste? Già, da Pre Sofocle, dice il manifestino. Sarà l'Elettra. Ora senta un po' che bizzarria mi viene in mente. Se nel momento culminante, proprio quando la marionetta che rappresenta Oreste è per vendicare la morte del padre sopra Egisto e la madre, si facesse uno strappo nel cielo di carta del teatrino, che avverrebbe? Dica lei. Non saprei, risposi stringendomi nelle spalle. Ma è facilissimo, signor Meis. Oreste rimarrebbe sconcertato da quel buco nel cielo. E perché? Mi lasci dire. Oreste sentirebbe ancora gli impulsi della vendetta, vorrebbe seguirli con smaniosa passione, ma gli occhi sul punto gli andrebbero lì, a quello strappo, donde ora ogni sorta di mali influssi penetrerebbero nella scena e si sentirebbe cadere le braccia. Oreste, insomma, diventerebbe Amleto. Tutta la differenza, signor Meis, fra la tragedia antica e la moderna consiste in ciò, creda pure, in un buco nel cielo di carta. E se ne andò ciabattando. Dalle vette nuvolose delle sue astrazioni, il signor Anselmo lasciava spesso precipitar così come valanghe i suoi pensieri. La ragione, il nesso, l'opportunità di essi rimanevano lassù, tra le nuvole, di modo che difficilmente a chi l'ascoltava riusciva di capirci qualcosa. L'immagine della marionetta d'Oreste sconcertata dal buco nel cielo mi rimase tuttavia un pezzo nella mente. A un certo punto, beate le marionette, sospirai, sulle cui teste di legno il finto cielo si conserva senza strappi. Non perplessità angosciose, né ritegni, né intoppi, né ombre, né pietà, nulla. E possono attendere bravamente e prendere gusto alla loro commedia e amare e tenere se stessi in considerazione e in pregio, senza soffrir mai vertigini o capogiri, poiché per la loro statura e per le loro azioni quel cielo è un tetto proporzionato. E il prototipo di queste marionette, caro signor Anselmo, seguitai a pensare, voi l'avete in casa ed è il vostro indegno genero, Papiano. Chi più di lui, pago del cielo di cartapesta, basso basso che gli sta sopra, comoda e tranquilla dimora di quel dio proverbiale, di maniche larghe, pronto a chiudere gli occhi ad alzare in remissione la mano, di quel dio che ripete sonnacchioso ogni marachella, aiutati che t'aiuto. E s'aiuta in tutti i modi il vostro Papiano. La vita per lui è quasi un gioco d'abilità. E come gode a cacciarsi in ogni intrigo, alacre, intraprendente, chiacchierone. Aveva circa 40 anni Papiano ed era alto di statura e robusto di membra. Un po' calvo con un grosso paio di baffi brizzolati appena appena sotto il naso, un bel nasone dalle narici frementi, occhi grigi, acuti e irrequieti come le mani. Vedeva tutto e toccava tutto. Mentre, per esempio, stava a parlare con me, s'accorgeva, non so come, che Adriana dietro a lui stentava a pulire e rimettere a posto qualche oggetto nella camera e subito, assaettandosi, «Pardon!» Correva lei, le toglieva l'oggetto dalle mani, «No, figliuola mia, guarda, si fa così!» E lo ripuliva lui, lo rimetteva a posto lui e tornava a me. Oppure s'accorgeva che il fratello, il quale soffriva di convulsioni epilettiche, si incantava e correva a dargli schiaffetti sulle guance, biscottini sul naso. «Scipione, scipione!» o gli soffiavi in faccia fino a farlo rinvenire. Chissà quanto mi ci sarei divertito se non avessi avuto quella maledetta coda di paglia. Certo, egli se ne accorse fin dai primi giorni, o perlomeno me la intravide. Cominciò un assedio fitto fitto di cerimonie che erano tutte uncini per tirarmi a parlare. Mi pareva che ogni sua parola, ogni sua domanda fosse per la più ovvia e nascondesse un'insidia. Non avrei voluto intanto mostrare diffidenza per non accrescere i suoi sospetti, ma l'irritazione che egli mi cagionava con quel suo tratto da vessatore servizievole mi impediva di dissimularla bene. L'irritazione mi proveniva anche da altre due cause interne e segrete. Una era questa: che io, senza aver commesso cattive azioni, senza aver fatto male a nessuno, dovevo guardarmi così, davanti e dietro, timoroso e sospettoso, come se avessi perduto il diritto di essere lasciato in pace. L'altra non avrei voluto confessarla a me stesso e appunto perciò mi irritava più fortemente sotto sotto. Avevo un bel dirmi, stupido, vattene via, levati dai piedi codesto seccatore. Non me ne andavo, non potevo più andarmene. La lotta che facevo contro me stesso per non assumere coscienza di ciò che sentivo per Adriana mi impediva intanto di riflettere alle conseguenze della mia anormalissima condizione d'esistenza rispetto a questo sentimento.
e restavo lì, perplesso, smanioso nella malcontentezza di me, anzi in orgasmo continuo, eppur sorridente di fuori. Di ciò che mi era occorso di scoprire quella sera, nascosto dietro alla persiana, non ero ancor venuto in chiaro. Pareva che la cattiva impressione che Papiano aveva ricevuto di me alle notizie della signorina caporale si fosse cancellata subito alla presentazione. Egli mi tormentava, è vero, ma come se non potesse farne a meno. Non certo col disegno segreto di farmi andar via, anzi al contrario. Che macchinava? Adriana, dopo il ritorno di lui, era diventata triste e schiva, come nei primi giorni. La signorina Silvia Caporale dava del lei a Papiano, almeno in presenza degli altri. Ma quell'arci fanfano dava del tu a lei apertamente. Arrivava fin anche a chiamarla Rea Silvia. Io non sapevo come interpretare queste sue maniere confidenziali e burlesche. Certo, quella disgraziata non meritava molto rispetto per il disordine della sua vita, ma neanche d'essere trattata a quel modo da un uomo che non aveva con lei né parentela né affinità. Una sera, c'era la luna piena e pareva giorno, dalla mia finestra la vidi, sola e triste, là, nel terrazzino dove ora ci riunivamo raramente e non più col piacere di prima, poiché vi interveniva anche Papiano che parlava per tutti. Spinto dalla curiosità, pensai ad andarla a sorprendere in quel momento d'abbandono. Trovai al solito nel corridoio, presso all'uscio della mia camera, asserpolato sul baule il fratello di Papiano, nello stesso atteggiamento in cui lo avevo veduto la prima volta. Aveva eletto domicilio lassù o faceva la sentinella a me per ordine del fratello? La signorina caporale nel terrazzino piangeva. Non volle dirmi nulla dapprima. Si lamentò soltanto d'un fierissimo mal di capo. Poi, come prendendo una risoluzione improvvisa, si voltò a guardarmi in faccia. Mi porse una mano e mi domandò: «È mio amico lei?» «Se vuol concedermi questo onore», le rispose inchinandomi. «Grazie, non mi faccia complimenti, per carità. Se sapesse che bisogno io d'un amico, d'un vero amico in questo momento. Lei dovrebbe comprenderlo, lei che è solo al mondo come me. Ma lei è uomo, se sapesse, addentò il fazzolettino che teneva in mano per impedirsi di piangere, non riuscendovi lo strappò a più riprese rabbiosamente. «Donna, brutta e vecchia», esclamò, «tre disgrazie a cui non c'è rimedio, perché vivo io?» «Si calmi, via», la pregai addolorato, «perché dice così, signorina?» Non mi riuscì dir altro. «Perché?» proruppe lei, ma s'arrestò d'un tratto. «Dica», la incitai, «se ha bisogno d'un amico». Ella si portò agli occhi il fazzolettino lacerato e «io avrei piuttosto bisogno di morire», gemette con accoramento così profondo e intenso che mi sentii subito un nodo d'angoscia alla gola. Non dimenticherò mai più la piega dolorosa di quella bocca appassita e sgraziata nel proferire quelle parole, né il fremito del mento su cui si torcevano alcuni peluzzi neri. «Ma neanche la morte mi vuole», riprese. «Niente. Scusi, signor Meis, che aiuto potrebbe darmi lei? Nessuno. Tutt'al più di parole. Sì, un po' di compassione. Sono orfana e debbo star qua, trattata come... forse lei se ne sarà accorto. E non ne avrebbero il diritto, sa, perché non mi fanno mica l'elemosina». E qui la signorina caporale mi parlò delle 6.000 lire scroccatele da Papiano, a cui io ho già accennato altrove. Per quanto il cordoglio di quell'infelice mi interessasse, non era certo quello che volevo sapere da lei. Approfittandomi, lo confesso, dell'eccitazione in cui ella si trovava, forse anche per aver bevuto qualche bicchierino di più, ma arrischiai a domandarle: «Ma scusi, signorina, perché lei glielo ha dato quel danaro?» «Perché?» estrinse le pugna. «Due perfidie, una più nera dell'altra. Gliel'ho dato per dimostrargli che avevo ben compreso che cosa egli volesse da me. Ha capito? Con la moglie ancora in vita, costui». «Ho capito. Si figuri», riprese con foga. «La povera Rita. La moglie? Sì, Rita, la sorella d'Adriana. 2 anni malata, tra la vita e la morte. Si figuri se io... Ma già, qua lo sanno come io mi comportai. Lo sa Adriana e perciò mi vuol bene. Lei sì, poverina. Ma come sono rimasta io ora? Guardi, per lui ho dovuto anche dar via il pianoforte, che era per me tutto, capirà? Non per la mia professione soltanto. Io parlavo col mio pianoforte. Da ragazza all'accademia componevo. Ho composto anche dopo, diplomata. Poi ho lasciato andare. Ma quando avevo il pianoforte, io componevo ancora, per me sola, all'improvviso. Mi sfogavo, mi inebriavo fino a cader per terra, creda, svenuta in certi momenti. Non so io stessa che cosa m'uscisse dall'anima. Diventavo una cosa sola col mio strumento e le mie dita non vibravano più su una tastiera. Io facevo piangere e gridare l'anima mia. Posso dirle questo soltanto, che una sera, stavamo io e la mamma in un mezzanino, si raccolse gente giù in strada che m'applaudì alla fine, a lungo, e io n'ebbi quasi paura.
Scusi, signorina, le propose allora per confortarla in qualche modo. E non si potrebbe prendere a Nolo un pianoforte? Mi piacerebbe tanto, tanto sentirla suonare. E se lei... No, mi interruppe. Che vuole che suoni io più? È finita per me. Strimpello canzoncine sguaiate. Basta, è finita. Ma il signor Terenzio Papiano? Mi arrischiai di nuovo a domandare. Le ha promesso forse la restituzione di quel denaro? Lui? Fece subito con un fremito d'ira la signorina caporale. E chi gliel'ha mai chiesto? Ma sì, me lo promette adesso se io lo aiuto. Già, vuole essere aiutato da me, proprio da me. Ha avuto la sfrontatezza di propormelo, così, tranquillamente. Aiutarlo? In che cosa? In una nuova perfidia, comprende? Io vedo che lei ha compreso. Adri, la signorina Adriana? Balbettai. Appunto, dovrei persuaderla io. Io, capisce? A sposar lui? Si intende, sa perché? Ha, o piuttosto, dovrebbe avere 14 o 15 mila lire di dote quella povera disgraziata. La dote della sorella, che egli doveva subito restituire al signor Anselmo, poiché Rita è morta senza lasciar figliuoli. Non so che imbrogli abbia fatto, ha chiesto un anno di tempo per questa restituzione e ora spera che, zitto zitto, ecco, Adriana. Chiusa in sé, più schiva del solito, Adriana s'appressò a noi. Cinse con un braccio la vita della signorina caporale e accennò a me un lieve saluto col capo. Provai dopo quelle confidenze una stizza violenta nel vederla così sottomessa e quasi schiava dell'odiosa tirannia di quel cagliostro. Poco dopo, però, comparve nel terrazzino come un'ombra il fratello di Papiano. «Eccolo», disse piano la caporale ad Adriana. Questa socchiuse gli occhi e sorrise amaramente, scosse il capo e si ritrasse dal terrazzino dicendomi «Scusi, signor Meis, buonasera». «La spia», mi sussurrò la signorina caporale ammiccando. «Ma di che teme la signorina Adriana?» mi scappò detto nella cresciuta irritazione. «Non capisce che facendo così dà più ansa colui da insuperbire e da far peggio il tiranno?» «Senta, signorina, io le confesso che provo una grande invidia per tutti coloro che sanno prendere gusto e interessarsi alla vita, e li ammiro. Tra chi si rassegna a far la parte della schiava e chi si assume, sia pure con la prepotenza, quella del padrone, la mia simpatia è per quest'ultimo». La caporale notò l'animazione con cui avevo parlato e con aria di sfida mi disse: «E perché allora non prova a ribellarsi lei per primo?» «Io? Lei, lei!» affermò ella guardandomi negli occhi aizzosa. «Ma che c'entro io?» risposi. «Io potrei ribellarmi in una sola maniera, andandomene». «Ebbene», concluse maliziosamente la signorina caporale, «forse questo appunto non vuole Adriana. Ch'io me ne vada?» Quella fece girar per aria il fazzolettino sbrendolato e poi se lo raccolse intorno a un dito sospirando. «Chissà!» Scrollai le spalle. «A cena!» esclamai e la lasciai lì in asso nel terrazzino. Per cominciare da quella sera stessa, passando per il corridoio, mi fermai innanzi al baule su cui Scipione Papiano era tornato ad accoccolarsi. E... «Scusi», gli dissi, «non avrebbe altro posto dove star seduto più comodamente? Qua lei mi impiccia». Quegli mi guardò balordo con gli occhi languenti, senza scomporsi. «Ha capito?» incalzai, scotendolo per un braccio. Ma come se parlassi al muro. Si chiuse allora l'uscio in fondo al corridoio ed apparve Adriana. «La prego, signorina», le disse, «veda un po' di far intendere lei a questo poveretto che potrebbe andare a sedere altrove». «È malato», cercò di scusarlo Adriana. «E però che è malato?» ribatté io. «Qua non sta bene, gli manca l'aria». «E poi, seduto su un baule, vuole che lo dica io al fratello?» «No, no», s'affrettò a rispondere lei, «glielo dirò io, non dubiti». «Capirà», soggiunsi, «non sono ancora reta a avere una sentinella alla porta». Perdetti da quella sera in poi il dominio di me stesso. Cominciai a sforzare apertamente la timidezza di Adriana. Chiusi gli occhi e m'abbandonai, senza più riflettere, al mio sentimento. Povera cara mammina, ella si mostrò da principio come tenuta tra due, tra la paura e la speranza. Non sapeva affidarsi a questa, indovinando che il dispetto mi spingeva. Ma sentivo d'altra parte che la paura in lei era pur cagionata dalla speranza, fino a quel momento segreta e quasi incosciente, di non perdermi. E perciò, dando io ora questa sua speranza alimento coi miei nuovi modi risoluti, non sapeva neanche cedere del tutto alla paura. Questa sua delicata perplessità, questo riserbo onesto, mi impedirono intanto di trovarmi subito a tu per tu con me stesso e mi fecero impegnare sempre più nella sfida quasi sottintesa con Papiano. Ma aspettavo che questi mi si piantasse di fronte fin dal primo giorno, smettendo i soliti complimenti e le solite cerimonie. Invece no, tolse il fratello dal posto di guardia, lì sul baule, come io volevo, e arrivò fin anche a cegliar sull'aria impacciata e smarrita d'Adriana in mia presenza. «La compatisca, signor Meis, è vergognosa come una monachella la mia cognatina».
Questa inattesa remissione e tanta disinvoltura mi impensierirono. Dove volevo andare a parare? Una sera me lo vidi arrivare in casa insieme con un tale che entrò battendo forte il bastone sul pavimento, come se tenendo i piedi entro un paio di scarpe di panno che non faceva rumore, volesse sentire così, battendo il bastone, che gli camminava. «Dove calesto, me car parent?» si mise a gridare con stretto accento torinese, senza togliersi dal capo il cappelluccio dalle tese rialzate, calcato fin sugli occhi a sportello e appannati dal vino, né la pipetta dalla bocca con cui pareva stesse a cuocersi il naso più rosso di quello della signorina caporale. «Dove calesto, me car parent?» «Eccolo», disse Papiano indicandomi. Poi rivolto a me, «Signor Adriano, una grata sorpresa, il signor Francesco Meis di Torino, suo parente». «Mio parente?» esclamai trasecolando. Quegli chiuse gli occhi, alzò come un orso una zampa e la tenne un tratto sospesa, aspettando che io gliela stringessi. Lo lasciai lì, in quell'atteggiamento, per contemplarlo un pezzo. Poi, «Che farsa è codesta?» domandai. «No, scusi, perché?» fece Terenzo Papiano. «Il signor Francesco Meis mi ha proprio assicurato che è suo cousin», appoggiò senza aprire gli occhi. «Tutti Meis sono parent». «Ma io non ho il bene di conoscerla», protestai. «Oh, ma costa che la è bella!» esclamò lui. «Le proprie per l'onchi mitto son venù a trovè». «Meis? Di Torino?» domandai io fingendo di cercar nella memoria. «Ma io non son di Torino». «Come, scusi?» interloquì Papiano. «Non mi ha detto che fino a 10 anni lei stette a Torino?» «Ma sì», riprese quegli allora, seccato che si mettesse in dubbio una cosa per lui certissima. «Cousin, questo signore qua, come si chiama?» «Terenzo Papiano, a servirla». «Terenziano. Alla me di che tuo parea le andati in America. Che cosa al vuol di l'on? Al vuol di che te se fio la barbantonica le andati in America. E noi siamo cousin». «Ma se mio padre si chiamava Paolo?» «Antoni! Paolo! Vuol saperlo meglio di me?» Colui si strinse nelle spalle e stirò in su la bocca. «Ma smiava Antoni», disse stropicciandosi il mento, ispirando d'una barba di 4 giorni almeno, quasi tutta grigia. «I veni ne incontradite, sarà pro Paolo. Il ricordo nen ben, perché i me l'hanno conosciuto». Pover uomo, era in grado di saperlo meglio di me come si chiamasse quel suo zio andato in America. Eppure si rivise, perché ogni costo volle essere mio parente. Mi disse che suo padre, il quale si chiamava Francesco come lui, ed era fratello di Antonio, cioè di Paolo, mio padre, era andato via da Torino quando egli era ancora masnà, di 7 anni, e che povero impiegato aveva vissuto sempre lontano dalla famiglia, un po' qua, un po' là. Sapeva poco dunque dei parenti, sia paterni sia materni, tuttavia era certo, certissimo, d'essere mio cugino. «Ma il nonno, almeno il nonno, lo aveva conosciuto?» volli domandarglielo. «Ebbene sì, lo aveva conosciuto, non ricordava con precisione se a Pavia o a Piacenza». «Ah sì? Proprio conosciuto? E com'era?» «Era. Non se ne ricordava lui, Frank Nen. A son passati 30 anni. Non pareva affatto in malafede, pareva piuttosto uno sciagurato che avesse affogato la propria anima nel vino per non sentir troppo il peso della noia e della miseria. Chinava il capo con gli occhi chiusi, approvando tutto ciò che io dicevo per pigliarmelo a godere. Son sicuro che se gli avessi detto che da bambini noi eravamo cresciuti insieme, che parecchie volte io gli avevo strappato i capelli, egli avrebbe approvato allo stesso modo. Non dovevo mettere in dubbio soltanto una cosa, che noi cioè fossimo cugini. Su questo non poteva transigere. Era ormai stabilito, ci si era fissato e dunque basta. A un certo punto però, guardando Papiano e vedendolo gongolante, mi passò la voglia di scherzare. Licenziai quel pover'uomo mezzo ubriaco salutandolo, «Caro parente!» e domandai a Papiano con gli occhi fissi negli occhi per fargli intender bene che non ero pane per i suoi denti. «Mi dica adesso dove è andato a scovare quel bel tomo!» «Scusi tanto, signor Adriano», promise quell'imbroglione, «a cui non posso fare a meno di riconoscere una grande genialità. Mi accorgo di non essere stato felice, ma lei è felicissimo, sempre!» esclamai io. «No, intendo, di non averle fatto piacere, ma creda pure che è stata una combinazione. Ecco qua, sono dovuto andare questa mattina all'agenzia delle imposte per conto del marchese, mio principale. Mentre ero là ho sentito chiamar forte, «Signor Meis! Signor Meis!» Mi volto subito credendo che sia anche lei là per qualche affare, chissà avesse, dico, bisogno di me, sempre pronto a servirla. Ma che? Chiamavano questo bel tomo, come lei ha detto giustamente. E allora così, per curiosità, mi avvicinai e gli domandai se si chiamasse proprio Meis e di che paese fosse, poiché io avevo l'onore e il piacere di ospitare in casa un signor Meis. Ecco com'è andata. Lui mi ha assicurato che lei doveva essere suo parente ed è voluto venire a conoscerla. All'agenzia delle imposte? Sì, signore, è impiegato là. Aiuto agente. Dovevo crederci? Volli accertarmene
Ed era vero, sì, ma era vero del pari che Papiano, insospettito mentre io volevo prenderlo di fronte, là per contrastare nel presente i suoi segreti armeggi, mi sfuggiva per ricercare invece nel mio passato e assaltarmi così quasi alle spalle. Conoscendolo bene, avevo purtroppo ragione di temere che egli, con quel fiuto nel naso, fosse bracco da non andare a lungo a vento. Guai se fosse riuscito ad aver sentore della minima traccia. L'avrebbe certo seguitata fino al molino della stia. Figurarsi dunque il mio spavento quando, ivi a pochi giorni, mentre me ne stavo in camera a leggere, mi giunse dal corridoio come dall'altro mondo una voce ancor viva nella mia memoria. «Agradecio Dio, antes, che me la son levada de sobre!» «Lo spagnolo? Quel mio spagnoletto barbuto e atticciato di Monte Carlo? Colui che voleva giocare con me e col quale m'ero besticciato a Nizza? Ah, per Dio! Ecco la traccia!» Era riuscito a scoprirla Papiano. Balzai in piedi reggendomi al tavolino per non cadere, nell'improvviso smarrimento angoscioso. Stupefatto, quasi atterrito, tesi l'orecchio, con l'idea di fuggire non appena quei due, Papiano e lo spagnuolo, era lui, non c'era dubbio, lo avevo veduto nella sua voce, avessero attraversato il corridoio. Fuggire? E se Papiano, entrando, aveva domandato alla serva se io fossi in casa, che avrebbe pensato della mia fuga? Ma d'altra parte, se già sapeva che io non ero Adriano Meis, piano, che notizia poteva aver di me quello spagnuolo? Mi aveva veduto a Monte Carlo, gli avevo io detto allora che mi chiamavo Mattia Pascal? Forse, non ricordavo. Mi trovai senza saperlo davanti allo specchio, come se qualcuno mi ci avesse condotto per mano. Mi guardai. Ah, quell'occhio maledetto! Forse per esso colui mi avrebbe riconosciuto. Ma come mai Papiano era potuto arrivare fin là, fino alla mia avventura di Monte Carlo? Questo più d'ogni altro mi stupiva. Che fare intanto? Niente. Aspettar lì che ciò che doveva avvenire avvenisse. Non avvenne nulla. Eppur non di meno la paura non mi passò, neppure la sera di quello stesso giorno, allorché Papiano, spiegandomi il mistero, per me insolubile e terribile, di quella visita, mi dimostrò che egli non era affatto sulla traccia del mio passato e che solo il caso, di cui da un pezzo godevo i favori, aveva voluto farmene un altro, rimettendomi tra i piedi quello spagnuolo che forse non si ricordava più di me, né punto né poco. Secondo le notizie che Papiano mi diede di lui, io andando a Monte Carlo non potevo non incontrarlo, poiché egli era un giocatore di professione. Strano era che lo incontrassi ora a Roma, o piuttosto che io, venendo a Roma, mi fossi intoppato in una casa ove anch'egli poteva entrare. Certo, se io non avessi avuto da temere, questo caso non mi sarebbe parso tanto strano. Quante volte, infatti, non ci avviene di imbatterci inaspettatamente in qualcuno che abbiamo conosciuto altrove per combinazione? Del resto, egli aveva o credeva d'avere le sue buone ragioni per venire a Roma e in casa di Papiano. Il torto era mio, o del caso che mi aveva fatto radere la barba e cangiare il nome. Circa 20 anni addietro, il marchese Giglio d'Auletta, di cui Papiano era il segretario, aveva sposato l'unica sua figliuola a don Antonio Pantogada, addetto all'ambasciata di Spagna presso la Santa Sede. Poco dopo il matrimonio, il Pantogada, scoperto una notte dalla polizia in una bisca insieme con altri dell'aristocrazia romana, era stato richiamato a Madrid. Là aveva fatto il resto e forse qualcos'altro di peggio, per cui era stato costretto a lasciare la diplomazia. Da allora in poi il marchese d'Auletta non aveva avuto più pace, forzato continuamente a mandar denaro per pagare i debiti di gioco del genere incorreggibile. 4 anni fa la moglie del Pantogada era morta, lasciando una giovinetta di circa 16 anni che il marchese aveva voluto prendere con sé, conoscendo purtroppo in quali mani altrimenti sarebbe rimasta. Il Pantogada non avrebbe voluto lasciarsela scappare, ma poi, costretto da un'impellente necessità di denaro, aveva ceduto. Ora egli minacciava senza requie il suocero di riprendersi la figlia e quel giorno appunto era venuto a Roma con questo intento per scroccare, cioè, altro denaro al povero marchese, sapendo bene che questi non avrebbe mai e poi mai abbandonato nelle mani di lui la sua cara nipote Pepita. Aveva parole di fuoco, lui, Papiano, per bollare questo indegno ricatto del Pantogada, ed era veramente sincera quella sua collera generosa. E mentre egli parlava, io non potevo fare a meno di ammirare il privilegiato congegno della sua coscienza, che pur potendo indignarsi così, realmente, delle altrui nequizie, gli permetteva poi di farne delle simili, o quasi, tranquillissimamente a danno di quel buon uomo del Paleari, suo suocero. Intanto il marchese Giglio, quella volta, voleva tener duro. Ne seguiva che il Pantogada sarebbe rimasto a Roma parecchio tempo e sarebbe certo venuto a trovare in casa Terenzio Papiano, col quale doveva intendersi a meraviglia. Un incontro dunque fra me e quello spagnuolo sarebbe stato forse inevitabile, da un giorno all'altro. Che fare? Non potendo con altri, mi consigliai di nuovo con lo specchio. In quella lastra l'immagine del fu Mattia Pascal, venendo a galla come dal fondo della gora, con quell'occhio che solamente mi era rimasto di lui, mi parlò così.
In che brutto impiccio ti sei cacciato, Adriano Meis? Tu hai paura di Papiano, confessalo, e vorresti dar la colpa a me, ancora a me, solo perché io a Nizza mi bisticciai con lo spagnolo. Eppure ne avevo ragione, tu lo sai. Ti pare che possa bastare per il momento di cancellarti dalla faccia l'ultima traccia di me? Ebbene, segui il consiglio della signorina caporale e chiama il dottor Ambrosini che ti rimetta l'occhio a posto. Poi vedrai. Tredicesimo. Il lanternino. 40 giorni al buio. Riuscita, oh, riuscita benissimo l'operazione. Solo che l'occhio mi sarebbe forse rimasto un pochino più grosso dell'altro. Pazienza. E intanto sì, al buio 40 giorni, in camera mia. Potei sperimentare che l'uomo, quando soffre, si fa una particolare idea del bene e del male, e cioè del bene che gli altri dovrebbero fargli e a cui egli pretende, come se dalle proprie sofferenze gli derivasse un diritto al compenso, e del male che egli può fare agli altri, come se parimenti dalle proprie sofferenze vi fosse abilitato. E se gli altri non gli fanno il bene quasi per dovere, egli li accusa, e di tutto il male che gli fa, quasi per diritto, facilmente si scusa. Dopo alcuni giorni di quella prigionia cieca, il desiderio, il bisogno d'essere confortato in qualche modo, crebbe fino all'esasperazione. Sapevo, sì, di trovarmi in una casa estranea, e che perciò dovevo anzi ringraziare i miei ospiti delle cure delicatissime che avevano per me. Ma non mi bastavano più, quelle cure. Mi irritavano, anzi, come se mi fossero usate per dispetto. Sicuro, perché indovinavo da chi mi venivano. Adriana mi dimostrava per mezzo di esse che ella era col pensiero quasi tutto il giorno lì con me, in camera mia. E grazie della consolazione. Che mi valeva se io intanto col mio la inseguivo di qua e di là per la casa tutto il giorno smaniando? Lei sola poteva confortarmi. Doveva. Lei che più degli altri era in grado di intendere come e quanto dovesse pesarmi la noia, rodermi il desiderio di vederla e di sentirmela almeno vicina. E la smania e la noia erano accresciute anche dalla rabbia che mi aveva suscitato la notizia della subitanea partenza da Roma del Pantogada. Mi sarei forse rintanato lì per 40 giorni al buio, se avessi saputo che egli doveva andar via così presto? Per consolarmi, signor Anselmo Paleari mi volle dimostrare con un lungo ragionamento che il buio era immaginario. «Immaginario? Questo?» gli gridai. «Abbia pazienza! Mi spiego!» E mi svolse, forse anche perché fossi preparato agli esperimenti spiritici che si sarebbero fatti questa volta in camera mia per procurarmi un divertimento, mi svolse, dico, una sua concezione filosofica speciosissima che si potrebbe forse chiamare lanternino Sofia. Di tratto in tratto il bravo uomo si interrompeva per domandarmi: «Dorme, signor Meis?» E io ero tentato di rispondergli: «Sì, grazie, dormo, signor Anselmo». Ma poiché l'intenzione in fondo era buona, di tenermi, cioè, compagnia, gli rispondevo che mi divertivo invece moltissimo e lo pregavo anzi di seguitare. E il signor Anselmo, seguitando, mi dimostrava che per nostra disgrazia noi non siamo come l'albero che vive e non si sente, a cui la terra, il sole, l'aria, la pioggia e il vento non sembra che siano cose che esso non sia, cose amiche o nocive. A noi uomini, invece, nascendo, è toccato un tristo privilegio, quello di sentirci vivere, con la bella illusione che ne risulta, di prendere cioè come una realtà fuori di noi questo nostro interno sentimento della vita, mutabile e vario, secondo i tempi, i casi e la fortuna. E questo sentimento della vita per il signor Anselmo era appunto come un lanternino che ciascuno di noi porta in sé acceso, un lanternino che ci fa vedere sperduti sulla terra e ci fa vedere il male e il bene, un lanternino che proietta tutti intorno a noi un cerchio più o meno ampio di luce, di là dal quale è l'ombra nera, l'ombra paurosa che non esisterebbe se il lanternino non fosse acceso in noi, ma che noi dobbiamo purtroppo creder vera, fin tanto che esso si mantiene vivo in noi. Spento alla fine un soffio, ci accoglierà la notte perpetua dopo il giorno fumoso della nostra illusione, o non rimarranno noi piuttosto alla mercé dell'essere che avrà soltanto rotto le vane forme della nostra ragione? Dorme, signor Meis? Segua, segua pure, signor Anselmo, non dormo. Mi par quasi di vederlo codesto suo lanternino. Ah, bene, ma poiché le ha occhio offeso, non ci addentriamo troppo nella filosofia, e cerchiamo piuttosto di inseguire per ispasso le lucciole sperdute che sarebbero i nostri lanternini nel buio della sorte umana. Io direi innanzitutto che sono di tanti colori. Che ne dice lei? Secondo il vetro che ci fornisce l'illusione, gran mercantessa di vetri colorati. A me sembra però, signor Meis, che in certe età della storia, come in certe stagioni della vita individuale, si potrebbe determinare il predominio di un dato colore, eh? In ogni età, infatti, si suole stabilire tra gli uomini un certo accordo di sentimenti che dà lume e colore a quei lanternoni che sono i termini astratti, verità,
virtù, bellezza, onore e che so io. E non le pare che fosse rosso, ad esempio, il lanternone della virtù pagana? Di colore violetto, color deprimente, quello della virtù cristiana, il lume di un'idea comune alimentato dal sentimento collettivo. Se questo sentimento però si scinde, rimane sì in piedi la lanterna del termine astratto, ma la fiamma dell'idea vi crepita dentro e vi guizza e vi singhiozza, come suole avvenire in tutti i periodi che sono detti di transizione. Non sono poi rare nella storia certe fiere ventate che spengono d'un tratto tutti quei lanternoni. Che piacere! Nell'improvviso buio allora è indescrivibile lo scompiglio delle singole lanternine. Chi va di qua, chi di là, chi torna indietro, chi si raggira, nessuna più trova la via. Si urtano, s'aggregano per un momento in 10, in 20, ma non possono mettersi d'accordo e tornano a sparpagliarsi in gran confusione, in furia angosciosa. Come le formiche che non trovino più la bocca del formicaio otturata per ispasso da un bambino crudele. Mi pare, signor Meis, che noi ci troviamo adesso in uno di questi momenti. Gran buio e gran confusione. Tutti i lanternoni spenti. A chi dobbiamo rivolgersi? Indietro, forse? Alle lucerne superstiti? A quelle che i grandi morti lasciarono accese sulle loro tombe? Ricordo una bella poesia di Niccolò Tommaseo. La piccola mia lampa non come il sole risplende, né come incendio fuma, non stride e non consuma, ma con la cima tende al ciel che me la diè. Starà su me sepolto, viva, né pioggia o vento né in lei le età potranno, e quei che passeranno erranti a lume spento la accenderanno da me. Ma come, signor Meis, se alla lampa nostra manca l'olio sacro che alimentava quella del poeta? Molti ancora vanno nelle chiese per provvedere dell'alimento necessario alle loro lanternucce. Sono per lo più poveri vecchi, povere donne, a cui mentì la vita e che vanno innanzi nel buio dell'esistenza con quel loro sentimento acceso come una lampadina votiva, con cui trepida cura riparano dal gelido soffio degli ultimi disinganni, che duri almeno accesa fin là, fino all'orlo fatale, al quale s'affrettano tenendo gli occhi intenti alla fiamma e pensando di continuo: Dio mi vede, per non udire i clamori della vita intorno che suonano ai loro orecchi come tante bestemmie. Dio mi vede, perché lo vedono loro, non solamente in sé ma in tutto, anche nella loro miseria, nelle loro sofferenze, che avranno un premio alla fine. Il fioco ma placido lume di queste lanternucce desta certo invidia angosciosa in molti di noi. A certi altri, invece, che si credono armati come tanti Giovi del fulmine domato dalla scienza e in luogo di quelle lanternucce recano in trionfo le lampadine elettriche, ispira una sdegnosa commiserazione. Ma domando io ora, signor Meis, e se tutto questo buio, questo enorme mistero nel quale indarno i filosofi dapprima specularono e che ora, pur rinunziando all'indagine di esso, la scienza non esclude, non fosse in fondo che un inganno come un altro, un inganno della nostra mente, una fantasia che non ci colora. Se noi finalmente ci persuadessimo che tutto questo mistero non esiste fuori di noi, ma soltanto in noi, e necessariamente per il famoso privilegio del sentimento che noi abbiamo della vita, del lanternino cioè, di cui le ho finora parlato. Se la morte, insomma, che ci fa tanta paura non esistesse e fosse soltanto, non l'estinzione della vita, ma il soffio che spegne in noi questo lanternino, lo sciagurato sentimento che noi abbiamo di essa, penoso, pauroso, perché limitato, definito da questo cerchio d'ombra fittizia, oltre il breve ambito dello scarso lume, che noi, povere lucciole sperdute, ci proiettiamo attorno e in cui la vita nostra rimane come imprigionata, come esclusa per alcun tempo dalla vita universale, eterna, nella quale ci sembra che dovremo un giorno rientrare, mentre già ci siamo e sempre vi rimarremo, ma senza più questo sentimento d'esilio che ci angoscia? Il limite illusorio è relativo al poco lume nostro della nostra individualità. Nella realtà della natura non esiste. Noi, non so se questo possa farle piacere, noi abbiamo sempre vissuto e sempre vivremo con l'universo. Anche ora, in questa forma nostra, partecipiamo a tutte le manifestazioni dell'universo. Ma non lo sappiamo, non lo vediamo, perché purtroppo questo maledetto lumicino piagnucoloso ci fa vedere soltanto quel poco a cui esso arriva. E ce lo facesse vedere almeno come esso è in realtà. Ma no, signore, ce lo colora a modo suo e ci fa vedere certe cose che noi dobbiamo veramente lamentare per bacco, che forse in un'altra forma di esistenza non avremo più una bocca per poterne fare le matte risate. Risate, signor Meis, di tutte le vane, stupide afflizioni che esso ci ha procurate, di tutte le ombre, di tutti i fantasmi ambiziosi e strani che ci fece sorgere innanzi e intorno, della paura che ci ispirò. Oh, perché dunque il signor Anselmo Paleari, pur dicendo e con ragione tanto male del lanternino che ciascuno di noi porta in sé acceso, ne voleva accendere ora un altro col vetro rosso, là, in camera mia, per i suoi esperimenti spiritici? Non era già di troppo quell'uno? Volli domandarglielo.
Correttivo, mi rispose, un lanternino contro l'altro. Del resto a un certo punto questo si spegne, sa. E le sembra che sia il miglior mezzo codesto per vedere qualche cosa? Ma rischiai a osservare. Ma la cosiddetta luce, scusi, ribatté pronto il signor Anselmo, può servire per farci vedere ingannevolmente qua, nella cosiddetta vita. Per farci vedere di là da questa, non serve affatto, creda, anzi nuoce. Sono stupide pretensioni di certi scienziati di cuor meschino e di più meschino intelletto, i quali vogliono credere per loro comodità che con questi esperimenti si faccia oltraggio alla scienza e alla natura. Ma no, signore, noi vogliamo scoprire altre leggi, altre forze, altra vita nella natura, sempre nella natura, per Bacco. Oltre alla scarsissima esperienza normale, noi vogliamo sforzare l'angusta comprensione che i nostri sensi limitati ce ne danno abitualmente. Ora scusi, non pretendono gli scienziati per i primi ambiente e condizioni adatti per la buona riuscita dei loro esperimenti? Si può fare a meno della camera oscura nella fotografia? E dunque? Ci sono poi tanti mezzi di controllo. Il signor Anselmo però, come potei vedere poche sere dopo, non ne usava alcuno, ma erano esperimenti in famiglia. Poteva mai sospettare che la signorina Caporale e Papiano si prendessero il gusto di ingannarlo? E perché poi? Che gusto! Egli era più che convinto e non aveva affatto bisogno di quegli esperimenti per rafforzare la sua fede. Come uomo da benissimo che era, non arrivava a supporre che potessero ingannarlo per altro fine. Quanto alla meneschinità affliggente e puerile dei risultati, la teosofia si incaricava di dargliene una spiegazione plausibilissima. Gli esseri superiori del piano mentale, o di più su, non potevano discendere a comunicare con noi per mezzo di un medium. Bisognava dunque contentarsi delle manifestazioni grossolane di anime di trapassati inferiori, del piano astrale, cioè del più prossimo al nostro. Ecco, e chi poteva dirgli di no? Io sapevo che Adriana s'era sempre ricusata ad assistere a questi esperimenti. Da che me ne stavo tappato in camera al buio, ella non era entrata se non raramente e non mai sola a domandarmi come stessi. Ogni volta quella domanda pareva ed era infatti rivolta per pura convenienza. Lo sapeva bene come stavo. Mi pareva fin anche di sentire un certo sapor di ironia birichina nella voce di lei, perché già ella ignorava per qual ragione mi fossi così d'un tratto risoluta ad assoggettarmi all'operazione e doveva perciò ritenere che io soffrissi per vanità, per farmi cioè più bello o meno brutto, con l'occhio accomodato secondo il consiglio della signorina Caporale. «Sto benone, signorina», le rispondevo. «Non vedo niente». «Ma vedrà, vedrà meglio poi», diceva allora Papiano. Approfittandomi del buio, alzavo un pugno come per scaraventarglielo in faccia, ma lo faceva apposta certamente, perché io perdessi quel po' di pazienza che mi restava ancora. Non era possibile che egli non s'accorgesse del fastidio che mi recava. Glielo dimostravo in tutti i modi, sbadigliando, sbuffando, eppure eccolo là. Seguitava a entrare in camera mia quasi ogni sera. Ah, lui sì! E vi si tratteneva per ore intere, chiacchierando senza fine. In quel buio la sua voce mi toglieva quasi il respiro. Mi faceva torcere sulla sedia come su un aculeo, artigliar le dita. Avrei voluto strozzarlo in certi momenti. Lo indovinava? Lo sentiva? Proprio in quei momenti ecco la sua voce diventava più molle, quasi carezzevole. Noi abbiamo bisogno di incolpar sempre qualcuno dei nostri danni e delle nostre sciagure. Papiano in fondo faceva tutto per spingermi ad andar via da quella casa. E di questo, se la voce della ragione avesse potuto parlare in me in quei giorni, io avrei dovuto ringraziarlo con tutto il cuore. Ma come potevo ascoltarla, questa benedetta voce della ragione, se essa mi parlava appunto per la bocca di lui, di Papiano, il quale per me aveva torto, torto evidente, torto sfacciato? Non voleva egli mandarmi via, infatti, per frodare il Paleari e rovinare Adriana? Questo soltanto io potevo allora comprendere da tutti quei suoi discorsi. Oh, possibile che la voce della ragione dovesse proprio scegliere la bocca di Papiano per farsi udire da me. Ma forse ero io che, per trovarmi una scusa, la mettevo in bocca a lui, perché mi paresse ingiusta. Io che mi sentivo già preso nei lacci della vita e smaniavo non per il buio propriamente, né per il fastidio che Papiano, parlando, mi cagionava. Di che mi parlava? Di Pepita Pantogada, sera per sera. Benché io vivessi modestissimamente, s'era fitto in capo che fossi molto ricco. E ora, per deviare il mio pensiero da Adriana, forse vagheggiava l'idea di farmi innamorare di quella nipote del marchese Giglio d'Auletta e me la descriveva come una fanciulla saggia e fiera, piena di ingegno e di volontà, recisa nei modi, franca e vivace, bella poi, tanto bella, bruna, esile e formosa un tempo, tutta fuoco, con un paio d'occhi fulminanti e una bocca che strappava i baci. Non diceva nulla della dote, vistosissima,
tutta la sostanza del marchese d'Auletta, niente meno, il quale senza dubbio sarebbe stato felicissimo di darle presto marito, non solo per liberarsi del pantogada che lo vessava, ma anche perché non andavano d'accordo nonno e nipote. Il marchese era debole di carattere, tutto chiuso in quel suo mondo morto. Pepita invece, forte, vibrante di vita. Non comprendeva che più egli elogiava questa Pepita, più cresceva in me l'antipatia per lei, prima ancora di conoscerla. L'avrei conosciuta, diceva, fra qualche sera, perché egli l'avrebbe indotta a intervenire alle prossime sedute spiritiche. Anche il marchese Giglio d'Auletta avrei conosciuto, che lo desiderava tanto per tutto ciò che egli, Papiano, gli aveva detto di me. Ma il marchese non usciva più di casa, e poi non avrebbe mai preso parte a una seduta spiritica, per le sue idee religiose. «E come?» domandai. «Lui no, e intanto permette che vi prenda parte la nipote?» «Ma perché sa in quale mani l'affida?» esclamò alteramente Papiano. Non volli saper altro. Perché Adriana si ricusava ad assistere a quegli esperimenti? Per i suoi scrupoli religiosi. Ora, se la nipote del marchese Giglio avrebbe preso parte a quelle sedute col consenso del nonno clericale, non avrebbe potuto anche ella parteciparvi? Forte di questo argomento, io cercai di persuaderla la vigilia della prima seduta. Era entrata in camera mia col padre, il quale, udita la mia proposta, «Ma siamo sempre lì, signor Meis», sospirò. «La religione, di fronte a questo problema, drizza orecchie d'asino e adombra come la scienza. Eppure i nostri esperimenti, l'ho già detto e spiegato tante volte a mia figlia, non sono affatto contrari né all'una e né all'altra. Anzi, per la religione segnatamente, sono una prova delle verità che essa sostiene». «E se io avessi paura?» obiettò Adriana. «Di che?» ribatté il padre. «Della prova? O del buio?» aggiunsi io. «Siamo tutti qua con lei, signorina. Vorrà mancare lei sola?» «Ma io», rispose impacciata Adriana, «io non ci credo, ecco, non posso crederci e, che so», non poté aggiungere altro. Dal tono della voce, dall'imbarazzo, io però compresi che non soltanto la religione vietava ad Adriana ad assistere a quegli esperimenti. La paura messa avanti da lei per scusa poteva avere altre cause che il signor Anselmo non sospettava. O le doleva forse d'assistere allo spettacolo miserevole del padre puerilmente ingannato da Papiano e dalla signorina caporale. Non ebbi animo di insistere più oltre. Ma ella, come se mi avesse letto in cuore il dispiacere che il suo rifiuto mi cagionava, si lasciò sfuggire nel buio un «del resto», che io colsi subito al volo. «Ah, brava! L'avremo dunque con noi?» «Per domani sera soltanto», concesse ella sorridendo. Il giorno appresso, sul tardi, Papiano venne a preparare la camera. Vi introdusse un tavolino rettangolare d'abete, senza cassetto, senza vernice, dozzinale. Sgombrò un angolo della stanza, vi appese a una funicella un lenzuolo, poi recò una chitarra, un collaretto da cane con molti sonaglioli e altri oggetti. Questi preparativi furono fatti al lume del famoso lanternino dal vetro rosso. Preparando non smise, si intende, un solo istante di parlare. «Il lenzuolo serve, sa? Serve. Non saprei da accumulatore, diciamo, di questa forza misteriosa. Lei lo vedrà agitarsi, signor Meis, gonfiarsi come una vela, rischiararsi a volte d'un lume strano, quasi direi siderale. Sì, signore. Non siamo ancora riusciti a ottenere materializzazioni, ma luci sì. Ne vedrà se la signorina Silvia questa sera si troverà in buone disposizioni. Comunica con lo spirito di suo antico compagno d'accademia, morto di un escampi di tisi a 18 anni. Era, non so, di Basilea, mi pare, ma stabilito a Roma da un pezzo con la famiglia. Un genio, sa, per la musica, reciso dalla morte crudele prima che avesse potuto dare i suoi frutti. Così almeno, dice la signorina caporale, anche prima che ella sapesse d'aver questa facoltà medianica, comunicava con lo spirito di Max. Sì, signore, si chiamava così. Max, aspetti, Max Olitz, se non sbaglio. Sì, signore. Invasata da questo spirito, improvvisava sul pianoforte fino a cader per terra svenuta in certi momenti. Una sera si raccolse perfino gente giù in strada che poi la applaudì. E la signorina caporale ne ebbe quasi paura, aggiunsi io placidamente. Ah, lo sa, fece Papiano restando. Me l'ha detto lei stessa. Sicché dunque applaudirono la musica di Max suonata con le mani della signorina caporale. Già, già. Peccato che non abbiano in casa un pianoforte. Dobbiamo contentarci di qualche motivetto e di qualche spunto accennato sulla chitarra. Max s'arrabbia, sa, fino a strappar le corde certe volte. Ma sentirà stasera. Mi pare che sia tutto in ordine ormai. E dica un po', signor Terenzio, per curiosità, volli domandargli prima che andasse via. Lei ci crede? Ci crede proprio?
Ecco, mi rispose subito come se avesse preveduto la domanda. Per dire la verità, non riesco a vederci chiaro. È sfido. Ah, ma non perché gli esperimenti si facciano al buio, badiamo. I fenomeni, le manifestazioni sono reali, non c'è che dire, innegabili. Noi non possiamo mica diffidare di noi stessi. E perché no? Anzi, come? Non capisco. Ci inganniamo così facilmente, massime quando ci piace di credere in qualche cosa. Ma a me, no, sa, non piace, protestò Papiano. Mio suocero, che è molto addentro in questi studi, ci crede. Io, fra l'altro, veda, non ho neanche il tempo di pensarci, seppure ne avessi voglia. Ho tanto da fare, tanto con quei maledetti bordoboni del marchese che mi tengono lì a chiodo. Perdo qui qualche serata. Dal canto mio son d'avviso che noi, finché per grazia di Dio siamo vivi, non potremmo saper nulla della morte. E dunque non le pare inutile pensarci? Ingegniamoci di vivere alla meglio piuttosto, santo Dio. Ecco come io la penso, signor Meis. Arrivederla, eh? Ora scappo a prendere in via dei pontefici la signorina Pantogada. Ritornò dopo circa mezz'ora molto contrariato. Insieme con la Pantogada e la governante era venuto un certo pittore spagnuolo che mi fu presentato a denti stretti come amico di casa Giglio. Si chiamava Manuel Bernaldez e parlava correttamente l'italiano. Non ci fu verso però di fargli pronunciare l'esse del mio cognome. Pareva che ogni volta nell'atto di proferirla avesse paura che la lingua gliene restasse ferita. «Adriano Mei», diceva, come se tutto a un tratto fossimo diventati amiconi. «Adriano tui», mi veniva quasi di rispondergli. Entrarono le donne, Pepita, la governante, la signorina caporale, Adriana. «Anche tu? Che novità?» le disse Papiano con un mal garbo. Non se l'aspettava quest'altro tiro. Io intanto, dal modo con cui era stato accolto il Bernaldez, avevo capito che il marchese Giglio non doveva saper nulla dell'intervento di lui alla seduta e che doveva esserci sotto qualche intrighetto con la Pepita. Ma il gran Terenzio non rinunziò al suo disegno. Disponendo intorno al tavolino la catena medianica, si fece sedere accanto a Adriana e pose accanto a me la Pantogada. Non era contento? No? E Pepita neppure, parlando tal quale come il padre, ella si ribellò subito. «Grazie tanto, asino puede ser. Io voglio stare entre il signor Paleari e la mia governante, caro signor Terenzio». La semioscurità rossastra permetteva appena di discernere i contorni, cosicché non potei vedere fino a qual punto rispondesse al vero il ritratto che della signorina Pantogada m'aveva bozzato Papiano. Il tratto però, la voce e quella subita ribellione s'accordavano perfettamente all'idea che m'ero fatta di lei dopo quella descrizione. Certo, rifiutando così sdegnosamente il posto che Papiano l'aveva assegnato accanto a me, la signorina Pantogada m'offendeva. Ma io non solo non me ne ebbi a male, ma anzi me ne rallegrai. «Giustissimo!» esclamò Papiano. «E allora si può far così. Accanto al signor Meis, segga la signora Candida. Poi prenda posto lei, signorina. Mio suocero rimanga dov'è. E noi altre tre pure così. Come stiamo? Va bene?» E no, non andava bene neanche così, né per me, né per la signorina caporale, né per Adriana e né, come si vide poco dopo, per la Pepita, la quale stette molto meglio in una nuova catena disposta proprio dal genialissimo spirito di Max. Per il momento io mi vidi accanto quasi un fantasma di donna con una specie di collinetta in capo. Era cappello, era cuffia, parrucca, che diavolo era? Di sotto quel carico enorme uscivano di tratto in tratto certi sospiri terminati da un breve gemito. Nessuno aveva pensato a presentarmi quella signora Candida. Ora per far la catena dovevamo tenerci per mano e lei sospirava. Non le pareva ben fatto, ecco. Dio, che mano fredda! Con l'altra mano tenevo la sinistra della signorina caporale seduta a capo del tavolino, con le spalle contro il lenzuolo appeso all'angolo. Papiano le teneva la destra. Accanto ad Adriano, dall'altra parte, sedeva il pittore. Il signor Anselmo stava all'altro capo del tavolino, dirimpetto alla caporale. Papiano disse: «Bisognerebbe spiegare innanzitutto al signor Meis e alla signorina Pantogada il linguaggio. Come si chiama? Tiptologico», suggerì il signor Anselmo. «Prego, anche a me», si rinzilò la signorina Candida, agitandosi sulla seggiola. «Giustissimo, anche alla signora Candida, si sa». «Ecco», prese a spiegare il signor Anselmo, «due colpi vogliono dir sì». «Colpi?» interruppe Pepita. «Che colpi?» «Colpi», rispose Papiano, «o battuti sul tavolino, o sulle seggiole, o altrove, o anche fatti percepire per via di toccamenti». «Ah, no, 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 no!» esclamò allora quella a precipizio, balzando in piedi. «Io non ne amo toccamenti. De chi?» «Ma dello spirito di Max, signorina», le spiegò Papiano. «Gliel'ho accennato venendo. Non fanno mica male, si rassicuri». «Tittologici», aggiunse con aria di commiserazione da donna superiore la signora Candida. «E dunque», rispose il signor Anselmo, «due colpi, sì, tre colpi, no, quattro, buio, cinque, parlate, sei, luce.
Basterà così. E ora concentriamoci, signori miei. Si fece silenzio. Ci concentrammo.